Ed eccoci qui, appena finita la partita, Gubbio che perde 2-1 contro il Cesena. Poi gol da parte del Cesena, gol di Munari, primo gol in carriera da parte sua, quindi praticamente ha fatto un gol che ne vale 100, ha trovato un l'Eurogol della domenica, anche se oggi è mercoledì, ma vabbè. Purtroppo oggi è arrivata la sconfitta, diciamo che oggi non è stata una partita granché da parte del Gubbio e abbiamo giocato solo gli ultimi 25 minuti, dal 75esimo poi. Il resto davvero brutta partita da parte del Gubbio, soprattutto nel primo tempo brutta partita da entrambi, poi nel secondo tempo si è sbloccata un po' di più la partita, ma però il Cesena ha trovato due bellissime azioni e ha segnato. Noi purtroppo oggi un po' opachi. E niente, partita abbastanza noiosa da parte nostra, onestamente. Bellissimo il gol del Juanito che trova il suo decimo gol stagionale. Secondo me arriverà anche a 15. Vedremo. Si allontanano i playoff, però ogni sconfitta purtroppo è un casino. Diciamo che temevo sta partita, perché anche se il Cesena proveniva da un periodo no, però c'è sempre si può sempre svoltare, infatti oggi ha trovato lo svoltaggio, come si dice. Oggi male un po' tutti, tranne Juanito Gomez, Pellegrini forse, che ha fatto un'azione nel secondo tempo, ma gli altri onestamente poca roba. Forse si è fatta sentire oggi l'assenza del Pasquato, con qualche episodio a favore. Forse pareggio non sarebbe stato, forse, anche perché anche il Cesena non è che ha fatto chissà che, onestamente parlando, ha fatto sì quei due gol, ma tanto di più ne ha tirato in porta, onestamente, non è stata una grandissima partita a mio avviso. Il commentatore ha detto che è stato il secondo tempo migliore della stagione, bah, secondo me ho visto partite migliori, onestamente, soprattutto da parte del Gubbio. Oggi poco gioco, poche azioni da gol. E comunque, c'è stata una partita no. E niente, appuntamento alla prossima. E sempre, sempre, sempre. Forza, Gubbio.